Quando lo vedo la partita, come visto, primo tempo sicuramente un po' troppo calmo, secondo tempo occasione abbastanza per segnare, per quello non ha visto anche, ha visto festeggiare loro sul loro campo con una 0-0, allora sicuramente noi non possiamo essere contenti. Avete avuto occasioni, però avete costruito tanto, poi tiri in porta, però non ne avete fatti tanti o non tantissimi, come mai? Che squadra che a casa era veramente forte, invece ha visto due o tre tiri vicinissimo, palo anche, allora l'occasione sicuramente abbiamo avuto. Adesso è più preoccupato di 2 ore fa, la Rau adesso a pari punti, siete lì, dovete lottare proprio fino alla fine. Oh, si deve fare complimenti al San Gallo che è andato in Super League, allora questo è fatto. E noi invece dobbiamo concentrare sul nostro lavoro. Oggi si è visto ancora un ottimo Yakin, tutte le azioni partivano da lui, un giocatore che adesso si sta confermando importante per voi. Sì, penso che lui ha avuto qualche tempo anche di arrivare. Lui ha fatto buoni passaggi, aveva anche quel colpo di testa. Allora, per noi sicuramente, ma devono anche prendere altri la responsabilità. Perché gli altri non l'hanno fatto oggi, oppure... No, perché così negativo? Io dico che lui prendi come grande persona sempre la responsabilità e gli altri vicino possono anche crescere. Positivo c'è stato gli ultimi quarto d'ora, è stato tutto un bel in zona, vi siete anche sbilanciati tanto, rischiando qualcosa in difesa, volevate proprio vincere oggi. Sì, sicuramente, come avevo spiegato anche prima della partita, anche quando si è vinto oggi non è ancora fatto, allora anche le altre cose oggi fuori campo, fuori casa abbiamo giocato anche una buona partita qui.